Salve a tutti ragazzi, sono Master Wallace. Come vi avevo detto nel live su Facebook di ieri sera, questa mattina ho registrato questo video che metterò in onda in giornata e ho intitolato questo video Doping, il male assoluto. Non a caso ho usato questo titolo, un titolo che richiama a tempi molto bui dell'umanità in un certo periodo storico. Sapete che come male assoluto ci si riferisce al nazismo e alla storia di morte e di male che ha portato nel mondo. Quindi oggi ritengo che per quanto riguarda il bodybuilding, il male assoluto sia il doping. E questo è il cancro che sta rovinando questo sport, che l'ha sempre rovinato. E qui voglio spiegarvi un attimo la differenza fra il doping nel bodybuilding e negli altri sport, perché molti mi dicono: Master, ma tu c'hai sempre col doping nel bodybuilding, ma in tutti gli sport c'è il doping. Quindi non dobbiamo assumere bodybuilding proprio come in sé feticcio del doping. Invece è esattamente così, il bodybuilding è il simbolo assoluto del doping. E la colpa di chi è? La colpa è in sé del bodybuilding stesso, che non è uno sport in nessun modo. Sì, ci sono le gare agonistiche, da tempi immemori, c'è il Mister Olimpia, ma non sono gare sportive. È una mera esibizione di corpi su un palco. Come quando si va alla fiera e si vedono gli animali in fila, no? Si giudica qual è il più grosso, il migliore. Qui siamo allo stesso livello, è una vetrina di corpi messi lassù, con dei parametri di giudizio che sono del tutto arbitrari, non c'è prestazione, non c'è niente. Questo già pone un grosso limite. Ricordatevi che i più veterani si ricorderanno ai tempi delle riviste, in Italia c'era Sportman, no? Che era l'organo ufficiale anche della federazione italiana di bodybuilding, ma anche di quella americana dei fratelli Wilder. Io mi ricordo che si leggeva sempre che i fratelli Wilder avevano incontrato il comitato olimpico perché era imminente l'immissione del bodybuilding alle Olimpiadi come sport, no? Quindi sembrava che questa cosa era sempre lì, queste foto, gli incontri di fratelli Wilder con i dirigenti del comitato olimpico. Alla fine non se n'è fatto mai nulla. Cioè, il bodybuilding tuttora nel 2017 non è mai entrato negli sport olimpici, mai c'entrerà, e guardate che paradossalmente negli sport olimpici ci sono dei sport talmente ameni, talmente assurdi, non stiamo a citarli, che comunque li hanno messi alle Olimpiadi. Il bodybuilding no, e non lo metteranno mai. I motivi sono due, ragazzi. Primo, perché non è uno sport, non c'è prestazione, non c'è niente. Chiaro? Il secondo è che il bodybuilding davvero è il simbolo assoluto del doping. Ma perché sono gli atleti stessi che vogliono questo? Cercate di capire la differenza. Chi fa un qualsiasi altro sport e si doppa è perché vuole aumentare la prestazione. È tutto lì il gioco. Loro non sono schiavi del doping in sé, chiaro? Lo fanno perché vogliono migliorare la prestazione. Tant'è vero che questa gente qua, diciamo i professionisti di altri sport, gli agonisti, quando smettono il loro sport non assumono più il doping perché non gli interessa più niente. È finito l'agonismo. Amen. Ok? Nel culturismo è esattamente l'opposto. Gli agonisti si dopano perché vogliono avere il vantaggio sugli altri, come fanno tutti, lo fanno anche per se stessi, cioè loro vivono di farmaci dopanti, è la loro vita, è il loro stile di vita. Anche dopo l'agonismo non smetteranno, tranne pochi. Non smettono. In più, la maggior parte degli assuntori di doping non sono nemmeno agonisti, perché è proprio connaturato al fatto che il culturista col doping ci vive. Il culturista, il suo corpo lo vive come un continuo doping. Sto parlando naturalmente, cioè, della gente che usa il doping. Quindi è completamente diverso il discorso rispetto agli altri sport. Il culturismo vive di doping e respira il doping. Ogni battito del suo cuore è doping. Perché questa gente qua vive per il doping, il fatto dell'agonismo in sé è solo un corollario. Ecco perché dico che sono dei tossicodipendenti ed ecco perché dico che il bodybuilding
non ha niente a che fare con gli altri sport, anche in tema di doping. Negli altri sport il doping è un effetto collaterale, nel bodybuilding è il punto centrale della vita del culturista dopato, vivono per il doping. Quindi già questo vi fa capire come è molto più grave la situazione. Ecco perché, ripeto, non è un vero sport, non andrà mai alle Olimpiadi, non avrà mai successo nel pubblico. Guardate che nelle gare di bodybuilding anche lì successo del pubblico non c'è, a parte il Mister Olimpia, che comunque in America c'è una certa risonanza. In Italia i bodybuilding, le gare, interessano a nessuno, parliamoci chiaro. Poi c'è un altro aspetto da considerare: chi organizza le gare, le federazioni, ma anche chi le organizza, gli sponsor, tutto l'ambaradan che sta dietro a queste cose, è un ammasso di ipocrisia anche lì. Perché vi faccio un esempio: vi pare mai che uno sponsor, una ditta che deve investire dei soldi in un evento mediatico sportivo, ove per esempio in questo evento è evidente che ci sono dei fattori contro la natura, magari faccio un esempio, le pellicce degli animali o ditte che distruggono alberi, cioè oggi c'è una coscienza civile su queste cose e nessuno sponsor andrebbe a portare soldi in eventi che sono contro questa coscienza collettiva, no? E bodybuilding accade il contrario, cioè nonostante la lotta contro il doping, il male che fa il doping, la salute, le morti, l'esempio pessimo per i giovani, cosa succede? Che certe gare blasonate italiane sono sostenute da sponsor, chi le organizza sa che gente andrà sul palco, e però nessuno dice niente perché va bene così, quindi non c'è nemmeno la coscienza di chi sta dietro la macchina mediatica del bodybuilding, non c'è nemmeno la coscienza di chi sta dietro di voler fare qualcosa, semplicemente si lasciano le cose così perché va bene così. Tanto la gente che va a vedere queste gare qui, ripeto, non faccio adesso nomi, ma ci sono gare blasonate in Italia che poi certe federazioni dove nemmeno c'è il test antidoping, quindi voglio dire, a chi interessa questa cosa? A nessuno. Ecco perché le cose vanno continuamente male. Io voglio dire un'altra cosa, molti mi dicono: Master, ma tu ultimamente fai video così solamente, non più tecnici, ma solamente morali, conti dopi, eccetera, eccetera. Ragazzi, io di video tecnici ne ho fatti tanti. Il mio materiale in rete di Italian Body, ci sono migliaia di post tecnici, ogni giorno ne scrivo uno da anni. Quindi il mio materiale che io ho offerto e offro tuttora alla gente è immenso. Io non potrei offrire nulla di più se adesso andassi a spiegare per l'ennesima volta come fare uno squat o la creatina, queste cose qua, queste amenità, perché non sarebbe niente di utile di nuovo. Per me è molto più utile fare questi video, cercare di convincere un giovane, anche solo uno, convincere un giovane ad evitare i dopi e lottare contro di esso. Per me questo è un risultato molto maggiore, non come i video che fanno questa gente qua, anche gli stessi dopati che sono qui nei video, i dopati tatuati come li chiamo io. Quando io parlo di dopati tatuati mi riferisco a un certo gruppo di persone, non ce l'ho con tutti i tatuati come molti dicono, ce l'ho con questo gruppo di persone qui noti, che sapete, e quindi il mio riferimento è a loro. Che poi uno voglia coprirsi il corpo di tatuaggi, coprirsi in modo esagerato, deturpare il corpo e nascondere i muscoli, lo faccia pure, è una sua scelta. Io non approvo una cosa del genere, ma a priori non è che ce l'ho con questa persona, è una scelta che secondo me dal punto di vista estetico non è l'ideale. Allora io adesso vi voglio dire una cosa, un'altra cosa: questa gente qui che sta nei video su YouTube e dovrebbe insegnare ai ragazzi, no? Questa gente qua, guardate che cioè, qual è la loro professionalità? Che professionalità ha questa gente? Perché guardate che la professionalità va pagata, perché è giusto che sia così, quando uno offre un qualcosa sul mercato ed è di alto livello è giusto che venga compensato, funziona così, il mondo del lavoro, il mondo, tutto funziona così, la società. Ora, questa gente qui che cosa può vantare in termini di professionalità? Zero, perché una persona che usa farmaci da anni, che è dopato e vuole insegnare i bodybuilding, la sua professionalità è uguale a zero, zero, chiaro? Cioè vi può dire solo sciocchezze, oppure può dirvi banalità,
può dirvi banalità come ve le può dire chiunque. Prendete un istruttore di palestra, diciamo sufficientemente preparato di medio livello, e vi dirà le cosine, le cose banali che vi dicono loro: sì, guarda, questo fai così, fai cos'ha, ma questo che cosa vuol dire? Cioè, la vera professionalità è quando uno vi offre davvero una esperienza, una cultura in merito che va oltre la mediocrità. È questo che ha un valore in sé, in tutto il mondo del lavoro, eccetera, eccetera. Questa gente qui che cosa offre? Niente. Tutt'al più quello che può offrire in privato, attenzione, in privato è che quando il ragazzotto va da loro, è in contatto privato, allora finalmente cade la maschera, no? Io ho la maschera, ma ce l'hanno più loro la maschera che me. Quando cade la maschera dicono: allora ascolta ragazzo, lasciamo perdere queste sciocchezze che dico nei video, allora tu adesso devi fare così, così, così. Questi sono i farmaci che devi prendere, ti dico come devi prenderli, dove prenderli, la cura, i cicli. Questo è quello che insegnano dietro le quinte, ma non solo questi qui di YouTube, questi due o tre personaggi, ma tutti i preparatori che ci sono in giro, agonisti, ex agonisti, dopati, fanno tutti così con i ragazzi, tutti così. Cioè, nella palestra c'è così l'aria normale, no? Venite, vi alleno, vi faccio la scheda, tutto. Dietro le quinte c'è questo mondo qua. Io, molti ragazzi che sono venuti a allenarsi da me, anche altri in privato, mi hanno detto che quando hanno provato a contattare taluni personaggi, anche qui diciamo della zona, ex agonisti, no? Per avere una preparazione, una scheda, qualcosa, il discorso è sempre stato lo stesso, del tipo: senti, se vuoi una scheda te la do, mi dai 200 euro, ciao, ma se vuoi veramente andare avanti nel bodybuilding devi fare, ti devi dopare, ti dico io come fare. Questa è la situazione reale di oggi, ragazzi, chiaro? Cioè, mettetevelo bene in testa che le cose stanno così. Io ieri nel mio video live in Facebook ho parlato di creare un movimento. L'idea mi affascina anche, un movimento veramente all'interno del mondo culturistico italiano, e lottare contro questo male assoluto. Il problema è che io non ho né i mezzi né il tempo, niente, per fare questa cosa, perché richiederebbe davvero un impegno gravoso, una struttura, anche dei contatti anche a livello mediatico. Non è facile, io non lo posso fare in questo momento, anche se io, quindi l'appello che do è questo: chi è in grado di fare una cosa del genere, ma una cosa che abbia un peso, un senso, non così tipo aprire un gruppo in Facebook che non significa niente, chi è in grado di fare questa cosa a un certo livello e la farà, io posso dire che gli darò il mio sostegno mediatico, la mia immagine, il post, qualsiasi cosa, il video, per sostenere questa cosa. Sarebbe bello, sarebbe interessante finalmente avere un punto di riferimento contro questo male assoluto che sta, questo cancro del bodybuilding. E questa è la mia battaglia quotidiana che io faccio. Io dal punto di vista tecnico sono sempre qui, tutti i giorni sono a disposizione di chi è con noi, di chi ci cerca, e facciamo tanto, proprio in senso tecnico. Io insegno ai ragazzi nelle palestre, faccio full immersion, facciamo il coaching online, assistiamo ormai tantissime decine e decine di persone, stanno migliorando molto bene. Fra un po' faremo la scuola il 30 settembre, chi vuole ancora in tempo iscriversi. Quindi io faccio già molto dal punto di vista tecnico per il bodybuilding network, ma ritengo di fare molto di più, questo è il mio impegno quotidiano con questi video, i miei post, contro il male assoluto del doping. E c'è bisogno di sostenere questa cosa. Chi sostiene Master, ricordatevi che sostiene veramente la lotta contro questo cancro, contro questo male assoluto. Ecco perché io insisterò su questa linea. Recentemente uno dei noti qui youtuber, in un'esternazione un po' volgare a seguito di un commento che citava Master Waller, lui era in diretta live, ha avuto un'esternazione volgare, non sto a ripetere, ho fatto una diretta live, andate a rivedere sul mio profilo, e questo dimostra che questa gente ha i nervi scoperti, perché quando sentono parlare di Master Waller sanno che è la loro coscienza che gli parla, lo sanno, specie anche per chi ha una famiglia. Che esempio danno ai figli? Io lo dico sempre, questa gente che esempio dà ai figli? Dopata, che vive nell'illegalità,
un domani cosa diranno? Ah, l'ho fatto per te, figlio. Cioè, che cosa ha fatto? Di essere un criminale, di rovinarsi la salute, di attentare la vita degli altri giovani? Questo che ha fatto? E questo è il sua grande eredità che lascerà ai figli. Riflettete su queste cose, ragazzi. Noi vi aspettiamo sempre con noi, e chi vuole veramente andare avanti in modo di network sa che con Master avrà sempre il meglio. Grazie a chi vorrà condividere questo video. La lotta continua, noi andiamo avanti e lo dobbiamo fare perché è giusto. Grazie a tutti. Al top.